Buongiorno ragazzi, oggi inizio in macchina. Ho appena finito l'allenamento e sto tornando a casa a fare il mio amato post workout targato patate dolci, come sapete bene. Le mie amate patate ieri era off, non ne ho mangiate. Comunque, l'allenamento di stamattina è andato veramente bene, perché mi sto concentrando un po' sull'esecuzione, sto abbassando un pochino i carichi. Infatti con lo squat che ho fatto l'altro giorno mi sono trovato benissimo, e infatti ho migliorato la tecnica e i carichi risalgono ancora. Ora comunque vi spiego brevemente l'allenamento che ho fatto stamattina, vi faccio scorrere anche delle clip perché ho ripreso. Ho iniziato con lo stacco 8x3 più lo swing col kettlebell, quindi in super serie, e poi avevo 90 secondi di recupero. Il carico all'incirca 80%, però credo che a volte anche sugli altri esercizi che ho fatto tendo a mettere un po' di più per poi accorgermi che devo calare. Quindi ho fatto lo stacco, poi ho fatto lo swing, poi secondo esercizio sono andato di rematore presa prona, sempre 8x3, sempre un carico verso l'80%. Qui non ho il massimale, ma cerco di regolarmi in base al buffer e all'RPE, e anche qui a volte esagero all'inizio con il carico per poi doverlo riabbassare. Comunque molto bene anche il rematore. Ultimo esercizio, se così possiamo dire, è la panca inclinata, sempre 8x3, anche qui non ho il massimale, mi regolo sempre con l'RPE, e panca inclinata molto bene, molto bene. Ultimamente sto migliorando molto 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 di petto. Poi ho fatto addome al cavo alto, crunch 5x12 ripetizioni con 20 secondi di recupero, cercando di tenere la contrazione a volte sul picco, anche se poi la testa se ne va e mi scordo. E come ultimo esercizio, che non ho ripreso, il solito Tabata, dove alterno jump squat e push up. Ora, aspettando di tornare a casa, vi ho già anticipato il post workout solito, sarà patate dolci, pollo e pipitù. Poi so che mangerò il pollo a pranzo, non so se ci accopperò delle patate perché fa incredibilmente caldo in questo periodo, non mi va di cucinare molto, specialmente a pranzo. Ovviamente non rinuncio alle mie belle patatine a post workout, quindi ci vediamo direttamente dopo con il mitico post workout, e non so se farò food porn, non lo so, vediamo un po'. No, perché ragazzi, sentite la sinfonia. Andiamo a mettere giusto un po' di cannella, giusto un po', eh. Ora, ragazzi, vi faccio capire perché io mangio solo queste. Perché voi, se disponete dei grassi, usate il burro d'arachidi normale, ma se no io devo usare il pipitù, questo qui. Mettete la patata dentro. Altro che il riso. Eccoci qui ragazzi, sono appena tornato dal dopo pranzo. Alla fine pranzetto, wow, quasi uguale allo spuntino, solo che ho calato le patate e ho inserito mezzo chilo di verdura. Sto mangiando tantissima verdura, che alla fine sono cetrioli e pomodorini. In questo periodo viaggio sul chilo e mezzo al giorno perché fa caldo e mi piacciono veramente veramente tanto. Comunque, argomento clou del video, Leafy Fits Ormagos e la visione distorta di questa dieta. Perché vi criticano? Perché criticano Leafy Fits Ormagos? Perché vi dicono che se seguite una dieta flessibile siete poco disciplinati, non otterrete mai risultati, e che l'unica dieta che funziona è quella rigida, no pain, no gain, senza quale altrimenti non otterrete risultati. Il motivo qual è? Il motivo è semplice, ragazzi, nasce tutto da una visione distorta di quella che è Leafy Fits Ormagos. Infatti, Leafy Fits Ormagos, la dieta flessibile, prendendo spunto, ragazzi, da un articolo di Lorenzo Panzini, io la vado a dividere in tre tipologie: Leafy Fits Ormagos pulita, flessibile e sporca. Qual è la distinzione prevalente di queste tre tipologie? La scelta dei cibi. Va da sé che, ragazzi, io una Leafy Fits Ormagos pulita non intendo una dieta da bro, una dieta composta da 5-6 alimenti, che per me è più dannosa che positiva. L'ho potuto provare sulla mia pelle quando, anche seguendo una dieta flessibile, ho ridotto di moltissimo il campo alimenti, ma veramente di molto.
Comunque, nella pulita io ci faccio rientrare di tutto: cereali, amidi raffinati, marmellate, diverse fonti proteiche, latticini, frutta, verdura, tutti alimenti che magari una classica dieta da bro elimina per non si sa quale motivo. Non so, il fruttosio fa ingrassare, il latte ispessisce la pelle, la pasta è dannosa, ti fa venire il diabete, il riso bianco no. Per il motivo non si sa qual è, però è così. L'IFFYSIOMAGOS invece è, diciamo, flessibile, quella che viene definita dagli americani la classica 80-20, no? Dove 80% mettiamo questi cibi qua che vi ho appena elencato, il 20% possiamo inserire il cibo che vogliamo, quindi proprio anche junk food, il classico junk food che possono essere le merendine o qualcosa di confezionato, della Nutella, quindi alimenti poco sani. Molto 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 raffinati, ricchi magari di grassi saturi, eccetera. Ci siamo capiti. Mentre quella sporca è quella che viene criticata e che il bro di turno pensa che tutti quanti quelli che si approcciano alla dieta flessibile mangino a colazione, non so, i cornetti della Mulino Bianco, a pranzo una pizza e la cena due panini, due hamburger al McDonald's, e poi si fanno uno shaker di proteine e hanno raggiunto Mars. Non è così, non è assolutamente così. Questa è una loro convinzione per avvalorare la loro scelta. Semplice, ragazzi, se seguite una dieta flessibile, e la fate con la testa, non fatevi ingannare da queste dicerie della gente. Seguite quella che vi consiglio io, è quella più pulita possibile, ovviamente. Quella che sto facendo io adesso la ritengo abbastanza pulita. Non ho alimenti, diciamo, già, che considero junk food che inserisco in maniera quotidiana. Però ho potuto sperimentare sul mio corpo una dieta IFFYSIOMAGOS sporca all'inizio, veramente sporca, eppure l'ho fatta in fase di reverse diet da 800 a 2400 calorie e ho perso comunque i miei 4 kg. Ho fatto un IFFYSIOMAGOS flessibile e sto facendo un IFFYSIOMAGOS pulita. Sì, mi trovo bene, nessuno sceglie quel che devo mangiare, mangio quasi sempre le stesse cose perché sono le cose che preferisco, l'ho detto in più e più video. Altra cosa in cui abbiamo parlato nella diretta, è stata la differenza tra cibo pulito e cibo sporco. Ragazzi, io non la riesco proprio a fare la differenza. Se volete, infatti ho trovato molto riscontro in voi nei commenti, fate questa distinzione: i cibi meno ingredienti hanno e più sono puliti. Semplice. E più li potete mangiare. Facciamo spuntino, poi ceniamo, ma lo spuntino sarà top. Quindi vi dicevo, lo spuntino sarà top. Noi ci vediamo direttamente dopo e non fatelo a casa, ragazzi, mi raccomando, questo spuntino farà ingrassare. Ragazzi, sta cuocendo. Sua maestà sta cuocendo. Sarà un pancake, penso lo chiamerò il re, il più buono dei pancake. Una combo spettacolare, quindi aspettatevi appena chiudo questa clip qualcosa di emozionalmente emozionante. Ragazzi, il pancake è un pancake coi fichi. Ora, sulla parte più piccolina, la sagoma dietro è mio fratello che fa un altro pancake. Comunque, sulla parte più piccola andiamo a mettere la marmellata. E poi sulla parte più grande aspettatevi qualcosa di cannella. Facciamo un pam boom in diretta. Guardate che spettacolo. Fichi e marmellata, ancora non ci metto il pezzo forte. Ragazzi, burro di pistacchi, nuova droga. Che ve lo dico a fare? Come sempre, preso su PureBody, anzi, ringrazio Jessica per aver corrotto il mio periodo di definizione. Grazie, Jessica. Devo dire, ragazzi, che era qualcosa di veramente, veramente spettacolare.
Questo zoom non so come sia venuto. Comunque, ragazzi, provate il pancake farina d'orzo e fichi perché è una cosa deliziosa. E soprattutto, se ne avete l'opportunità, andate sul sito di Pure Body, vedete le creme. Ci sono quelle della Daria, quella al cocco e quella della Spartana ai pistacchi. Vabbè, quella dei pistacchi non la comprate, lasciatela a me, per favore, lasciatela a me. A parte questo, ragazzi, spero che sia stato chiaro sul concetto di Fit Fits or Macros. Se seguite una dieta flessibile, non fatevi influenzare dal resto, fatela con la testa, scegliete gli alimenti sani, puliti, e se vi concedete quel 10-20%, quel che sia, quel piccolo quantitativo di calorie, come calorie, diciamo, provenienti da cibo considerato dannoso, non vi preoccupate perché non cambia assolutamente niente. Per il resto, ragazzi, domani è domenica, buon weekend a voi. Anche se questo video uscirà lunedì, quindi iniziamo la settimana al meglio. Come dico sempre, lunedì è il più bel giorno della settimana perché c'è un nuovo inizio. E ragazzi, io chiudo qui. Stasera cena, 1 chilo di insalata, come sempre. Ditemi se avete anche voi questa patologia da insalata estiva. 12-13 gallette, merluzzo e olio. Quindi tutto qui. Noi ci si vede alla prossima.